legittimamente avanti le proprie richieste, non deve esserci spazio per dispetti reciproci, come dice Draghi, ragiona Vespa. Perciò né Lega né Forza Italia potranno votare la sfiducia a Speranza chiesta da Fratelli d'Italia. Un giorno si voterà per le elezioni generali. E solo allora si faranno i conti. Quindi Vespa dice, per i conti se ne occupa mio zio Antunello. No, per i conti non se ne occupa lo zio Antunello, ma dice, bene, qui stanno litigando la mozione di sfiducia, incastriamo la Lega, adesso non può dire di no, invece può dir di no. Se avete visto nei video precedenti vi ho spiegato perché Salvini e Forza Italia non possono votare la sfiducia a Speranza, o meglio, se votano la sfiducia a Speranza dovrebbero poi uscire dal governo. L'immunità parlamentare rimane per 950 persone. Se vince andrà per 730 persone elette dagli italiani. Eh no. Senza le trecce la stessa non sei più. Chi ha voluto mantenere le liste bloccate? Quindi non me lo venga a spiegare, per cortesia. Le elezioni non le accetta. Onorevole... Le liste bloccate o no? Onorevole... Lei le ha modificate o no le liste bloccate? In Italia prevede le liste bloccate o no? No. No? Beh, vabbè, ma io me ne vado. Ma lei è un bugiardo, ma lei ma come fa a presentarsi al cospetto del popolo italiano? Lei è una persona veramente, io sono basita. Piove silenzio tra noi. Ho reagito con la determinazione, no, di... Vorrei parlarti, ma te ne vai. Esiste dal 2012. Non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Ora che il Presidente del Consiglio non sappia, o peggio ancora menta, in diretta televisiva nazionale su un fatto così importante, è da regime, è da Unione Sovietica. Io ci sono e ci sarò. È facile per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato. Però mi chiedo anche se sia normale in una democrazia come la nostra, mi chiedo se sia normale che il Presidente del Consiglio Conte convochi una conferenza stampa per fingere di dover raccontare dei nuovi provvedimenti presi dal governo e poi di fatto la utilizzi per parlare male dell'opposizione, per accusarla di menzogne. Va bene essere vicini alla Cina, ma qui siamo un po' più vicini alla Corea del Nord. Io ci sono... Cioè, a me essere stronzi non è un reato. Cioè, beh, se poi certo sei uno stronzo mafioso, chiari ancora c'è peggio. C'è gente che è stronzo in maniera tal me, cioè, che sarebbe da configurare come reato, però... Vediamo come... Fa mancare nulla alla famiglia. Capo, non fa mancare nulla alla famiglia con quelle 1.000 lire al giorno che ci date. Perché dici 1.000 lire al giorno che ci date? Perché come dovrei dire? Dai valore alla moneta, che la moneta ha valore. E allora? Il nostro amore. E Salvini diciamo da sempre cose non identiche. Se dicessimo sempre la stessa cosa saremmo lo stesso partito. Lei si è chiesto perché siamo due partiti differenti? Siamo alleati ma abbiamo sfumature diverse, ce ne abbiamo da sempre. Poi prima nessuno si accorgeva di quello che dicevo io. Senza le trecce non sei più dato fiducia a Draghi
e i dati scientifici chiedono di riaprire. Il 28 però si vota la mozione di sfiducia in Senato. Le ho detto che prima leggo le cose e poi decido. Quindi Speranza potrebbe avere un voto di sfiducia. Le ho detto che prima leggo le cose e poi decido. Lei preferirebbe un altro ministro al posto di Roberto Speranza? Noi sosterremo una commissione d'inchiesta sul piano pandemico, perché gli italiani hanno diritto di sapere se chi aveva responsabilità di governo quando è scoppiato il virus ha fatto quello che doveva o no. In qualche modo nel male servito, possiamo sì, dire. Sì, ma tutto serve, sai. Anche i bulli mi sono serviti. Cerco negli occhi tuoi. Tutta la vita io ho combattuto quella linea, sono...